Ben ritrovati amici bianconeri, un saluto dal vostro BJ. Arrivati alla quinta puntata Zona Albanese col nostro mister, lo chiamo il mister, col nostro mister Giovanni Albanese. Ciao Giovanni. ciao, ben trovati. Beh, non so se è proprio il massimo stare nei panni del mister, perché poi se è vinci, dura, è dura. Se vinci bene, se perdi viene esonerato, però dai, accetto la sfida. Accetti la sfida, dai. Allora Giovanni, accetti la sfida, anche perché sfide ne abbiamo fatte tante con te. Abbiamo fatto la formazione, abbiamo parlato di calciomercato, come dire, abbiamo girato intorno alla Juve a 360 gradi. Oggi voglio i piani B. Tu mi dirai, Beppe, cosa vuoi? Sì, ma anche da casa glielo dico ora, il piano B. Perché il piano B? Ragazzi, si sta parlando di colpi. Ma se qualche colpo non va, si spara a salve, Giovanni, mi devi dire il piano B. Da dove parto col piano B, Giovanni? Però beh, parti da dove vuoi. Devo dirti però che ma spieghiamolo, che noi arriviamo qui e attacchiamo e parliamo, non prepariamo nulla prima, quindi questo insomma, sicuramente è giusta la visione in questo momento sui piani B, perché in effetti Cristiano Giuntoli nella sua gestione di mercato fino a questo momento ha sempre dato la percezione di non essere in difficoltà di fronte a qualche ostacolo che c'è già stato, per esempio assolutamente il McKennie che ti fa saltare l'operazione o rischia di farti saltare l'operazione con l'Aston Villa per arrivare a Douglas Luiz, qualche altro obiettivo, non lo so, Rabiot che continua a rimanere in silenzio sulla proposta di rinnovo. Abbiamo visto un Cristiano Giuntoli che ha diversi piani, quindi insomma accetto la sfida e credo parlare dei piani B alternativi rispetto all'obiettivo principale di mercato credo sia la cosa più giusta. Cominciamo da dove vuoi, se vuoi facciamo per reparto, però ritengo insomma sia una giusta visione così da creare un altro monitoraggio parallelo. Perfetto, allora Giovanni, tu hai detto una cosa giustissima, qui non c'è niente di preparato. Con Giovanni non ci sentiamo prima, Giovanni l'argomento è questo. Quando parte il video io ho le domande, Giovanni deve trovare le risposte, però ve l'ho detto già, Giovanni è un mister, deve trovare quando c'è un infortunio, deve esserci subito il sostituto, è così caro Giovanni. Allora, però prima che troviamo i piani B, i nostri amici da casa cosa devono fare? Iscriversi ai nostri canali, il canale di Giovanni Albanese, dove andando ci complimentiamo che sta crescendo tantissimo, ciò vuol dire che Giovanni è una fonte, una sorgiva di notizie pulite. Iscrivetevi al canale del nostro Giovanni Albanese, iscrivetevi al mio canale BJTV, così siamo tutti felici e contenti e tranquilli. Il primo piano B. Partiamo per reparto, saltiamo il portiere perché ormai Di Gregorio ormai... Sì, Di Gregorio è virtualmente fatto, mancano le visite mediche, ma c'è già l'accordo su tutto. C'è già l'accordo. Si aspetta solo di definire la cessione di Szczęsny e per poi reinvestire quella somma sul prestito al Monza, sarà un paio di milioni, credo, più una somma a riscatto a fine stagione, però insomma il portiere è fatto. Per reparto, un giocatore per reparto, non di più, se no complichiamo la vita sia a Giovanni che agli amici da casa. Piano B, Calafiori. Calafiori è il primo obiettivo e resterà il primo obiettivo fino a quando la Juventus avrà la minima speranza di mettere le mani sul calciatore. Però qui giorno dopo giorno la situazione si complica perché c'è una posizione rigida da parte del club emiliano nei confronti della Juventus per ordine della proprietà. Saputo è rimasto molto male dell'addio di Thiago Motta e per questo motivo non vorrebbe aprire alcun fronte di mercato con la Juve quest'estate. Calafiori si è promesso alla Juve a un accordo di massima, ma è un accordo che risale anche a un momento in cui il colpo Calafiori sembrava anche più accessibile sul piano economico. È un giocatore che invece partita dopo partita, ancora più con l'europeo, ha aumentato il suo valore. Oggi Calafiori non è più quel giocatore che la Juventus pensava di prendere a una trentina di milioni, poi al massimo aggiungeva i bonus. Adesso il Bologna pretende 40 milioni che possono diventare 45, innescando l'asta si può arrivare ai 50 con i bonus. È un colpo difficilissimo e per quanto la Juventus abbia dalla sua parte il gradimento del calciatore che vuole seguire Thiago Motta,
Calafiori oggi è molto difficile. Arrivasse Calafiori quest'estate alla Juve sarebbe un colpo di mercato straordinario, ok? Però, vista la situazione, Cristiano Giuntoli non ha sottovalutato lo scenario e ha già bussato alla porta dell'Arsenal per avere in prestito Kivior. Kivior che è un giocatore che ha già lavorato con Thiago Motta allo Spezia ed è il piano B di Calafiori. Ed è il piano B di Calafiori perché ha già lavorato con Thiago Motta, quindi conosce già quel ruolo e, dovendo cambiare molto la Juventus in estate ed essendoci poco tempo per assimilare determinati concetti, l'idea è quella di prendere un giocatore pronto per quel tipo di gioco e non cominciare da zero. C'era stato anche qualche sondaggino per Tobido, giocatore un po' diverso, se vogliamo. Un po' diverso, appunto. Un po' diverso, che però ha semplicemente ricevuto un invito ad attendere di capire qual è la situazione della difesa della Juventus. Quindi sa che di non essere una priorità e non credo aspetterà la Juve. Il piano B, però, di Calafiori, ti confermo, è Kivior in prestito dall'Arsenal. Faccio un'altra specifica perché credo sia importante. Bravissimo. La Juventus non è intenzionata a buttar via soldi, anche perché non se lo può permettere. Anche perché, quindi, parliamoci chiaro, la Juve per finanziarsi il mercato sta lavorando tanto sulle cessioni e non puoi permettere di fare delle cessioni dove ti riesce il colpo Ken e poi buttare i soldi. Attenzione. Esatto. Quindi, se riesce a prendere Calafiori, lo compra, investe su Calafiori. Ma non riuscisse a prendere Calafiori, non andrebbe su un giocatore, non si andrebbe ad accontentare di un giocatore leggermente inferiore a Calafiori, piuttosto va su un prestito. Ecco perché il piano B di Calafiori non è un altro colpo in entrata in termini di compravendita, ma un prestito. Perfetto. Allora, sei stato chiarissimo, però la cosa importante che mi è piaciuto ascoltare qual è? La Juve non ha un piano B di seconda categoria. La Juve ha un piano B, se salta Calafiori arriva sempre uno a quei livelli. Cioè non arriva un giocatorino per accontentare Thiago Motta. Calafiori il primo obiettivo, se è stato chiaro, Calafiori il primo obiettivo, perché la Juve vuole portare a casa un difensore forte, ma se non arrivasse il piano B diventa quasi come un piano A. Perciò la Juve ad oggi dimostra ancora una volta che l'asticella la vuole tenere alta. Andiamo ora dove c'è il cerchio del campo. Il cerchio del campo che la Juve sta costruendo bene, sta cercando giocatori di qualità. Il piano B lo voglio di Kop Meiners, o come qualcuno lo chiama, Kop Meiners. Giovanni, il piano B qual è? Per darti questo piano B devo farti un giro largo e devo sdoppiarlo, perché è un piano B che si lega direttamente a una dinamica che ti porta a due giocatori. Provo a spiegarti meglio. La Juve nella lista dei preferiti aveva Samardžić. Già dallo scorso anno comunque. Ma Samardžić lo va a valutare ancora prima di cogliere l'opportunità a Douglas Luiz. Poi coglie l'opportunità a Douglas Luiz e lo mette a segno. Mette anche in discussione il rinnovo di Rabiot, perché comunque la leadership del reparto mediano oggi è più di Douglas Luiz. Nel frattempo Rabiot continua a far silenzio sulla proposta di rinnovo. La Juve va ad approfondire Thuram, capisce che c'è l'occasione di mercato, ci mette le mani a inizio settimana nuova, Thuram si chiude. Quindi Douglas Luiz ufficiale, Thuram si chiude nelle prossime ore. Ottimo. Ma quel nomignolo resta lì, il nomignolo inteso con tutto l'affetto del mondo, ci mancherebbe, ma resta lì perché? Perché nell'idea della Juve Kop Meiners fa la sottopunta ed è il primo nome. Per il ruolo di sottopunta la Juve però ha
in testa un altro giocatore ancora, che è Zirkzee, che ha una clausola da 40 milioni. Più le commissioni. Servono le commissioni. Ma l'Atalanta per Cop Miners chiede 60 milioni e la Juve vuole abbassare i 40-45. Cosa voglio dire? Che fa gioco alla Juve nella trattativa con l'Atalanta far capire che può esserci un altro piano B importante. Allora, la mia personale sensazione è che Samardžić sarebbe comunque un piano B per la mediana, ma se andiamo a intendere Cop Miners tra i centrocampisti puri, il piano B è Samardžić. Perfetto. Se andiamo a intendere Cop Miners come sottopunta, attenzione, perché comunque Zirkzee resta pur sempre quel calciatore che vorrebbe seguire Thiago Motta, e che Thiago Motta, a differenza di tutti gli altri giocatori del Bologna, può prendere facilmente, perché non deve, non si deve passare dal Bologna, ma appunto la clausola ti libera la situazione. In più Kia, agente di Zirkzee, ha appena fatto l'operazione, la prima operazione della Juve quest'estate con Douglas Luiz. Appunto. Quindi diciamo che si ha un po' il controllo della situazione. Quindi si volesse andare avanti su un determinato percorso, diciamo che la Juve saprebbe dove mettere i piedi e dove mettere le mani. Allora, non so se sono stato esaustivo, ma tra le righe ti sto dicendo che con una serie di uscite i piani B ti potrebbero il piano B potrebbe essere doppio. Cioè tu mi dici, ma Samardžić e Zirkzee possono arrivare insieme? Sì. Anche, vedi, perciò già questa qua. Sì. No, poi sono piani B. Cop Miners resta in pole e io ti dico che dalla prossima settimana ogni momento sarà buono per aprire la trattativa con l'Atalanta, perché è giunto lì a fretta, non si vuole perdere tempo e si vuole mettere nelle condizioni l'allenatore di cominciare il 10 luglio con il motore della nuova squadra in mano. Il motore della nuova squadra in mano è formato da Douglas Luiz, Thuram e Cop Miners, cioè il centrocampo, che è per il gioco di Thiago Motta diventa l'80% del valore della squadra. Il Ferguson che abbiamo visto al Bologna viene transato in bianco nero da un upgrade che risponde al nome di Cop Miners. Dovessero complicarsi le cose, ti ho già detto. Perfetto, Giovanni. Però io Zirkzee comunque lo terrei sempre d'occhio lì, perché finché Zirkzee non avrà una collocazione fissa, io non escludo che Zirkzee possa anche rimanere al Bologna. Okay? E aspettare ancora un anno magari per andare via. Sai, a volte le dinamiche di mercato bisogna vederle con una distanza molto lunga. Il mercato estivo non si fa in estate, si fa in inverno. E qualcuno ha pensato che Giuntoli stesse lì in vacanza la continassa, ma per un anno è rimasto in silenzio, ma ha lavorato sotto traccia. E si sta vedendo. Stiamo rendendo conto come insomma i tempi siano abbastanza, l'intensità del mercato sia abbastanza alta, e meno male. Allora Giovanni, praticamente mi hai dato un piano B come questa B, che è un caso che è messa lì, che è la B di BG, ma mi hai dato un piano B a centrocampo incredibile. Praticamente si passa da Cop Miners, spiegando, e se è stato chiarissimo, perché ovviamente salta Cop Miners, Thiago Motta può tranquillamente cambiare il modulo, giocare con un, come dire, sfruttare. Dici, non hai Cop Miners, lo volevi schierare sotto punta, c'è sempre un altro piano B grande che si chiama Zirkzee. Io penso che Giovanni sia stato chiarissimo. Ora, l'altro piano B che ci spostiamo in un altro reparto, nel reparto offensivo, è diciamo un piano B dove la Juve ad oggi non c'è un, come dire, un obiettivo, come l'obiettivo è ufficiale di Cop Miners, come è stato Douglas Luiz o Calafiori. Davanti la Juve ha una sicurezza oggi, ad oggi, e si chiama Dusan Vlahovic. Facciamo questo gioco. Dusan Vlahovic questa sera, Giovanni Albanese annuncia che la Juve lo ha venduto. Così.
la Juve riesce a vendere Vlahovic perché gli arriva un'offerta, come dire, galattica. Ma lì la Juve un piano B ce l'ha, perché Giovanni, la domanda la faccio più complessa. Io penso che la Juve, come lo scorso anno Giunto l'aveva detto, se arrivasse un'offerta rinunciabile, Chiesa e Vlahovic possono essere ceduti. Si sa che Chiesa ormai ha un piede più di là che di qua, però quello che a noi interessa di più, tifosi, qual è? È proprio la punta di sfondamento, un termine antico, la punta di sfondamento. La Juve vende Vlahovic, gli arriva questa offerta, ma l'indomani un piano B ce l'ha. Sì, ed è un nome scontato, quello di Zirkzee, che è il centravanti che l'anno scorso ha fatto la differenza nel Bologna di Thiago Motta e che l'allenatore ha reinventato centravanti, pur non essendolo un centravanti puro. Però, ripeto, Zirkzee è un giocatore, è un'opportunità di mercato che la Juve tiene in considerazione finché ne avrà la possibilità. Così come dovrei dirti che Vlahovic oggi non è uno che viene preso in considerazione per quanto riguarda il mercato in uscita, ma semplicemente perché la Juve sta costruendo anche attorno alle sue caratteristiche di reparto offensivo. Perfettissimo, Giovanni. Mi hai illustrato tre piani B dove si dimostra ancora una volta che la Juve, come ho detto all'inizio, l'asticella la vuole tenere alta. Giovanni, io ti ringrazio ancora una volta, diamo appuntamento alla prossima domenica per un altro contenuto, per nuove notizie, come dire, per una nuova pagina della nostra Juve. Giovanni, ancora grazie. Grazie a voi, grazie, un abbraccio. E come sempre chiudo la mia, come dire, la mia voce siciliana, anche perché ragazzi qui siamo due buoni siciliani. Ossa benedica a tutti i picciotti. Ciao.